E allora buonasera a tutti, qui alla postazione interviste abbiamo poco di meno che Luciano Cesaretti, il patron del campionato d'elite, e Santini Proietti, che sarebbe il giocatore più longevo del campionato d'elite, udite ben 69 anni. Allora Proietti, com'è andata? Diciamo, partiamo con i ringraziamenti. I ringraziamenti vanno a Antonacci perché ci permette da fare questo torneo, ai miei compagni perché comunque mi sopportano, e non ultimo, però lo metto solamente ultimo, solamente per un fatto, devo poterne parlare un po' di più, all'elite, all'organizzazione, perché non è facile fare un'organizzazione del genere, persone contrastanti tra di loro, persone che non si conoscono, arbitri che ci sopportano, perciò ringraziamento totale al tutto il gruppo Elite. Lo faccio direttamente. Grazie, a Luciano. Grazie davvero, Vincenzo. E c'è anche un premio, qui vediamo il premio al giocatore più longevo. Premio per Vincenzo come calciatore d'Elite 2017-2018. È un riconoscimento, secondo me, bellissimo, che è veramente spontaneo da parte nostra, perché Vincenzo ha dimostrato sul campo, nonostante le difficoltà della propria squadra che ha avuto problemi d'organico, ha dimostrato di essere ancora all'altezza, di poter giocare, di potersi divertire. Ha giocato peraltro contro la mia squadra, quella del Borgo Rosso, ci ha battuto 2-1 e si è preso i complimenti da parte di tutti. Quindi veramente una persona straordinaria, e questo deve essere l'esempio da seguire nello sport, in ambito amatoriale naturalmente, perché sarebbe impensabile giocare a questa età a livelli. Sì, ma è sicuro che è un fatto amatoriale, è sicuro che tutti mi vogliono bene, sia quelli della mia squadra che tutti gli avversari, perché nonostante tutto tu sai benissimo che ci sono sempre dei contrasti, ma nel caso mio c'è solo la simpatia. Ma è questo il discorso, che gli interventi di gioco rappresentano una cosa e il resto invece va sempre stigmatizzato, condannato, insomma. Comunque, grazie davvero a Vincenzo Santini Proietti, al quale abbiamo conferito il premio calciatore d'elite per la stagione 2017-2018. Naturalmente auguri di buon Natale e poi in bocca al lupo per il prosieguo di stagione. Ti ringrazio. E quindi grazie, amici sempre, nemici mai, campionato d'elite, vi aspettiamo. Auguri, a buona linea!